signor Presidente del Consiglio che non c'è. Questo fenomeno diventa... per favore, facciamo concludere. E allora, signor Presidente del Consiglio, questo fenomeno diventa emergenza quando ci sono governi come il suo, che invece di risolverli i problemi li aumenta, che invece di cercare soluzioni su scala europea litigano con tutti e si isolano. Invece di tessere alleanze, incrementano il numero degli avversari, pardon, dei nemici contro cui inveire. In Libia, Presidente, al Ministro dell'Interno gliel'hanno detto chiaro e tondo, come già gliel'avevamo anticipato noi che magari qualcosa ci capiamo. Gli hotspot, mi dispiace, non è, colleghi, ma non è modo sbraitare così. Per favore, non li vogliono. E allora, caro Salvini, benvenuto nella realtà. Le soluzioni sono un po' più complicate dei tuoi spot elettorali, molto più complicate. Signor Presidente del Consiglio che sempre non c'è. Il governo è presente però. In queste settimane il suo Ministro dell'Interno si è mosso esclusivamente nell'ambito della propaganda, anziché fare quello che dovrebbe, cioè elaborare soluzioni percorribili. Ha usato un linguaggio sprezzante, arrivando anche a fare una miserabile ironia ai danni di persone vulnerabili e in balia delle onde. Ha venduto fumo a chi era disposto ad acquistarlo. Ma vedete, è un fumo che avvelena, è un fumo che inquina la coscienza del paese, perché semina paura, odio, xenofobia. E allora... Deputato Fiano, si segga. Deputato Fiano, si segga. Presidente Figo, io confido nella sua possibilità. Assolutamente sì. Deputato Fiano, si segga. Certo, non c'è dubbio. Possiamo far finire l'intervento? Deputato Fiano, si segga, sono anche loro. Si segga. Per favore, stiamo dando uno spettacolo inutile, per favore.